Lunedì della prima settimana di Avvento. L'Avvento accende in noi l'attesa del Signore e ci ammonisce ad essere sempre preparati ad accoglierlo con la perseveranza del bene. Il tuo aiuto, o Padre, ci renda perseveranti nel bene, in attesa del Cristo tuo Figlio, quando Egli verrà e busserà alla porta. Ci trovi vigilanti nella preghiera, operosi nella carità fraterna ed esultanti nella lode. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Visione di Isaia, figlio di Amoz, riguardo a Giuda e Gerusalemme. Alla fine dei giorni il monte del Tempio del Signore sarà elevato sulla cima dei monti e sarà più alto dei colli. Adesso affluiranno tutte le genti, verranno molti popoli e diranno: venite, saliamo sul monte del Signore, al Tempio del Dio di Giacobbe, perché ci indichi le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri. Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice fra le genti e sarà arbitro fra molti popoli. Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci. Un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell'arte della guerra. Casa di Giacobbe, vieni. Camminiamo nella luce del Signore. In quel giorno il germoglio del Signore crescerà in onore e gloria, e il frutto della terra sarà magnificenza e ornamento per gli scampati di Israele. Chiunque sarà rimasto in Sion e chi sarà superstite in Gerusalemme sarà chiamato santo, cioè quanti saranno iscritti per restare in vita in Gerusalemme. Quando il Signore avrà lavato le brutture delle figlie di Sion e avrà pulito l'interno di Gerusalemme dal sangue che vi è stato versato con lo spirito di giustizia e con lo spirito dello sterminio, allora verrà il Signore su ogni punto del monte Sion e su tutte le sue assemblee come una nube e come fumo di giorno, come bagliore di fuoco e fiamma di notte, perché sopra ogni cosa la gloria del Signore sarà come baldacchino. Una tenda fornirà ombra contro il caldo di giorno e rifugio e riparo contro i temporali e contro la pioggia. Parola del Signore. Il Signore verrà dunque a purificare e a giudicare. Così è già avvenuto col primo avvento di Gesù. Ora dobbiamo vivere secondo lo spirito di giustizia ricevuto, in attesa che la gloria del Signore si manifesti nella Gerusalemme celeste. Siamo tutti chiamati a raccoglierci sul monte dove c'è il Tempio del Signore, ma non si tratta più di Gerusalemme, dove ancora possiamo recarci come pellegrini, si tratta del Tempio che è Gesù stesso e della Gerusalemme celeste. Dal Salmo 121 andiamo con gioia incontro al Signore. Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore, ed ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme. Là salgono insieme le tribù del Signore secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore. Domandate pace per Gerusalemme, sia pace a coloro che ti amano, sia pace sulle tue mura, sicurezza nei tuoi baluardi. Per i miei fratelli ed i miei amici dirò: su di te sia pace. Per la casa del Signore nostro Dio chiederò per te il bene. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, entrato Gesù in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e gli diceva: Signore,
Il mio servo giace in casa paralizzato e soffre terribilmente. Gesù gli rispose: io verrò e lo curerò. Ma il centurione riprese: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma tu di soltanto una parola ed il mio servo sarà guarito. Perché anche io, che sono un subalterno, ho soldati sotto di me, e se dico a uno va, egli va, e se dico a un altro vieni, egli viene, e al mio servo fa questo ed egli lo fa. All'udire ciò Gesù ne fu ammirato e disse a quelli che lo seguivano: in verità vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora io vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli. Parola del Signore. Fuori di Israele Gesù incontra una fede più grande che in Israele, incredibile, un soldato romano. Grazie alla fede avviene il miracolo, in essa si rivela e agisce la potenza di Dio. Fa sempre pensare il fatto che i primi chiamati per la loro incredulità sono sostituiti dagli altri. Signore, fa che anche noi possiamo avere la fede di questo centurione, sicuro dei suoi effetti e della tua parola sulla malattia e su ogni cosa. Grazie, Signore Dio nostro. Grazie per il mistero di cui ci hai reso partecipi. Alimenta la lampada della nostra fede e rendici vigilanti nell'attesa del tuo Figlio, per essere introdotti con Lui al convito nuziale. Grazie, Signore. Amen.